Fine primo tempo Leicester Roma Marcio, siamo qui con D'Angelo, descrivici questo primo tempo. Allora abbiamo preso gol per un infortunio e non ci voleva, però dobbiamo continuare così perché manca poco e possiamo trovare il guizzo vincente con i nostri attaccanti, oggi sono in formissimo. Cosa fare nel secondo tempo per vincere questa partita? Sicuramente dobbiamo scoprirci, dobbiamo stare più attenti e aiutare di più tiro a centrocampo. Va benissimo, grazie mille, in bocca al lupo. Fine primo tempo Leicester Roma Marcio, siamo qui con Sacco, descrivici questo primo tempo. Ma un bel primo tempo, giocato da entrambi le squadre, forse noi un qualcosina in più. Dobbiamo liberarci più facilmente per fare tirare in porta e creare un po' di differenza. Ecco, nel secondo tempo quali sono i propositi? Più impegno da parte nostra, un po' più di sacrificio e stare abbastanza uniti. Va benissimo, grazie mille, in bocca al lupo. Crepi. Siamo nel dopo partita Oromarcio Leicester, siamo qui con Mazzarella e D'Angelo, i migliori in campo delle loro rispettive squadre. Mazzarella, partiamo da te, una partita combattuta fino agli ultimi secondi, siete riusciti a trovare il gol proprio all'ultimo secondo, allo scadere del 0-0. Ecco, descrivimi un po' la partita. È stata una partita molto combattuta, rispettiamo anche gli avversari, una squadra molto tosta, molto tosta è stata. Però grazie a Dio abbiamo portato la semifinale. Grande Marco! Mazzarella! Grande Max! Ecco, come abbiamo detto è stata una partita molto combattuta, pensi che in vista appunto della finale ci sarà qualche cambiamento all'interno della squadra o vi manterrete sempre sugli stessi standard? Abbiamo pure qualche assente stasera. Abbiamo Enzo, che è una pedina importante per noi, speriamo di recuperarlo per le semifinali. Ovviamente. Semifinale contro Città di Partenope, contro Enzo Spino, il tuo pronostico. Non conosco gli avversari. Non li conosci? Hai già giocato il campionato con te? Non ci ho giocato, però ce la giochiamo a viso aperto. Bravissimo. Senti, a chi vuoi dedicare la tua prestazione di stasera? No, alla squadra, che nonostante tutti i problemi siamo sempre uniti. Va benissimo, grazie mille e in bocca al lupo per la semifinale. Grazie. Ciao. E adesso siamo qui con D'Angelo, abbiamo detto una partita molto combattuta, sfortunatamente gli avversari sono riusciti a trovare il gol proprio negli ultimi minuti. Ecco, faccio la stessa domanda anche a te, descrivimi la partita. Questo mo si dà fuoco. Questo si dà fuoco. No, non mi do fuoco. Sì, è vero, ci sarebbe da darsi fuoco perché veramente a manco un minuto alla fine abbiamo preso quel gol, veramente cose con Abate che è 2 metri che non riesce a spostare testa con per attaccanti più bassi, quindi è stato comunque diciamo un po' di sfortuna alla fine, però tutto sommato noi abbiamo provato a provare a portarle rigori perché comunque non ce la facevamo a reggere il loro ritmo di corsa, che anche Mazzarella sì. Sì, a centrocampo mi era più veloce, non riuscivo a prendere, si allargava troppo, quindi diciamo che alla fine comunque non ci siamo divertiti, non ci siamo fatti male, anche è stato a lungo pure il nostro compagno e ci ha lasciato in inferiorità numerica, però tutto sommato poteva andare rigore e poi rigore si sa, è sempre una lotteria quello che succede, sarebbe stato anche divertente perché il nostro portiere anche ti ha rivelato essere molto bravo. Ovviamente. Senti, una domanda tecnica, secondo te cosa è mancato alla squadra stasera per portare la vittoria a casa? Beh, oggi eravamo comunque con nuovi elementi, quindi diciamo non abbiamo gente con febbre, gente che si è rotta, con distorsione alla caviglia, quindi comunque a calciotto un gruppo nuovo di persone che però non si conoscono, comunque è difficile trovare quelle giuste misure, giusti tempi. Quindi. Ovviamente, senti, a chi vuoi dedicare la tua prestazione di stasera? No, vabbè, a tutto il torneo abbiamo fatto, a tutti i ragazzi, a tutti quelli che hanno giocato anche un minuto in questo torneo. Va bene, grazie mille. Grazie a voi ragazzi.